Con la memoria vogliamo sentire viva la presenza del sacrificio di Salvatore per la rinascita di questo territorio. Sono le parole iniziali nel ricordare il 33° anniversario dell'uccisione di Salvatore Nuvoletta, ventenne carabiniere di Marano, in forza alla stazione di Casal di Principe, trucidato sotto la sua abitazione il 2 luglio 1982 dal clan dei Casalesi. In una celebrazione eucaristica presso la parrocchia dello Spirito Santo in Casal di Principe, ne rievoca appunto la memoria. Presieduta dal vicario generale della diocesi di Aversa, Don Franco Picone, concelebrata dal parroco dello Spirito Santo, Don Franco Manzo, erano presenti i familiari, l'anziano papà Ferdinando, i fratelli, l'arma dei carabinieri con il generale in pensione Cagnazzo, il capitano Michele Centola, il comandante della stazione di Casal di Principe, il maresciallo Rocco Perrone, l'Associazione Nazionale Carabinieri, il team sportivo Karate Capasso, oltre alle autorità civili, il sindaco di San Cipriano d'Aversa, Vincenzo Caterino, il sindaco di Villa Literno, Nicola Tamburrino, il delegato del comune di Marano e il presidente del consiglio comunale di Casal di Principe, Amedeo Capasso, facente veci del sindaco Natale, assente per cause di forza maggiore. Una celebrazione che si rinnova ogni anno per fare memoria di quel ragazzo medaglia d'oro a valor civile che ebbe ad esclamare alla madre prima di morire: «So di dover morire, me lo hanno detto, ma non ho paura, io sono un carabiniere». Un martire del nostro territorio in un momento particolare, difficilissimo, dove attraverso la sua testimonianza ha iniziato a rompere degli schemi che sembravano indistruttibili, continua nel suo passaggio miletico Don Franco Picone. E credo che se oggi Casal di Principe in questo cammino di liberazione, anche se non finito, ma sicuramente con tanti risultati, lo dobbiamo anche a lui, a tante vittime come lui, che su questo territorio hanno lasciato la loro vita. Amen. Prima della benedizione, alcuni saluti da parte del presidio di Libera di Casal di Principe, intitolato proprio al giovane carabiniere, e la lettura di un testo di una canzone scritta per l'occasione. Canzone del carabiniere Salvatore Nuvoletta, per i suoi genitori, per i suoi familiari, per i napoletani. E poi che resta, se non servono parole, per dire che è finita e che non c'è più niente da fare, perché sono morto sotto i pompi di fuochi d'artificio di lotta, dentro questa chiesa, in mezzo a questa guerra, ucciso con una carezza tra le braccia, con tutti questi colori di occhi. L'associazione Diamo Voce all'Arte, con il presidente Alfonso Letizia, fa omaggio ai familiari di un dipinto eseguito dall'artista Mario Pucci, raffigurante il volto di Salvatore Nuvoletta. In chiusura, nell'ultimo intervento da parte del presidente del Consiglio Comunale di Casal di Principe, Amedeo Capasso, rivolgendosi ai presenti, chiede scusa per la non ancora realizzazione, già approvata in giunta, della scuola intitolata al giovane carabiniere, come promesso l'anno scorso, per questioni di fondi che il Ministero ancora deve versare nelle casse dell'ente comune per avviare i lavori. Ma promette ai presenti. Perché la memoria e l'esempio non vanno mai cancellati.